Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Loris e oggi siamo qui col primo episodio della serie di Clash of Clans Road to Max. Cosa andremo a fare in questo episodio? Bene, andremo a potenziare ben due cose. Per prima cosa il nostro bellissimo gran sorvegliante a livello 7, eccolo qua. E come seconda cosa invece andremo a potenziare il nostro arco X, il nostro quarto arco X a livello 3. Ma prima di portare appunto questi miglioramenti, volevo farvi vedere un attacco realizzato da me nella scorsa war col mio clan contro un TH11. Sono riuscito a fargli 2 stelle. Ora vado a riprendere la war sul registro guerra. Eccolo qua, 56-27, l'abbiamo vinta, li abbiamo devastati. Il primo fatto 53%, 2 stelle. Come difese non era messo male, anzi mi sa che era completamente maxato. L'unica cosa erano le mura, che ovviamente non aveva a livello 11, perché sappiamo che ci vuole un costo pazzesco. Quei villaggi qua c'è da attaccarli dagli angoli. Infatti ho giocato 2 golem da un angolo e 2 golem dall'altro angolo. Ho aperto con degli spaccamuro e a loro seguito ho mandato dai 3 ai 4 maghi. Una volta che hanno fatto un po' di pulizia esternamente, ho giocato per la via centrale del lato degli spaccamuro, un golem, tutti i reali, un P.E.K.K.A. e dei maghi. Poi ho giocato una veleno sulle truppe del clan, ho giocato un assalto nel quadrante centrale del villaggio, una furia, una gelo dove ho preso una torre inferno e il cannone falco. Le mie truppe stranamente sono tutte entrate, pure il re barbaro all'inizio stava facendo il giro. Ho giocato un altro congelamento sull'altra torre inferno. Ho attivato l'abilità del gran sorvegliante, tra poco quella del re barbaro. E diciamo che il town hall è andato giù molto facilmente. Ora ero al 40%, 43-44%. E diciamo che la seconda stella era, diciamo, non facilissima, ma in pratica sì. Ora andiamo un po' avanti, vedete che fatta la seconda stella, abbiamo raggiunto il 53%, possiamo tornare a casa. Bene, ora dopo avervi fatto vedere il mio attacco in guerra, passiamo subito ai potenziamenti che vi avevo annunciato in precedenza e quindi andiamo subito a potenziare il nostro gran sorvegliante, ci impiegherà 3 giorni con un costo di 5 milioni di elisir e boom, fatto il nostro gran sorvegliante. Passiamo poi al secondo miglioramento che abbiamo deciso di fare, ma prima ovviamente raccogliamo le risorse perché siamo full, eravamo full e quindi non potevo raccoglierle. E ora andiamo a fare subito il nostro arco X, ci impiegherà 14 giorni e costerà 7 milioni. Boom, fatto anche il quarto arco X a livello 3. Raccogliamo sempre le risorse perché essendo full i nostri depositi non potevano contenere l'oro in eccesso. Quasi quasi, visto che mi rimane anche un bel po' di elisir, possiamo fare anche un deposito d'oro a livello 12, adesso che ci penso. Sì, dai. Facciamo il deposito a livello 12. 2 milioni e mezzo, ci impiegherà 7 giorni e facciamo anche questo, fatto. Quindi in questo video abbiamo portato 3 miglioramenti. Per concludere il video vi porterò un solito attacco farming, quindi noi ci vediamo una volta che ho trovato qualcuno da attaccare. Bella! Bene, eccoci tornati, abbiamo trovato il nostro villaggio da attaccare, ha un po' di risorse anche se non sono tutte negli estrattori come avremmo voluto, ma comunque sono abbastanza pieni. Qua facciamo scattare le trappole all'interno del buco vicino al municipio e cominciamo a pulire il villaggio esternamente andando a cercare i punti morti. Qua vedo che ne abbiamo trovati un paio, vediamo se ce n'è qualcun altro. Forse l'accampamento lì a destra e anche la esatto lì. Non dovrebbero essercene altri e allora andiamo coi barbari. Barbari supportati con arcieri. Oh, vediamo come fanno pulizia. Qui c'è la regina che rompe le balle. Speriamo di distruggere al più presto. Sganciamo gli spaccamuro nella speranza che riescano a distruggere più mura possibili. Bene, un buco l'hanno fatto. Qua, mannaggia la bomba gigante. Facciamo un altro po' di pulizia sempre con i nostri barbari arcieri e rilasciamo re e regina supportati da una cura.
il nostro obiettivo sarebbe quello di arrivare almeno al municipio per prendere appunto una stella per il bonus giornaliero che hanno introdotto recentemente. È stata una buona idea per quanto mi riguarda. Vediamo se riusciamo a fare una stella. Dunque, aspettiamo ancora un po' a usare l'abilità del Re Barbaro. Aspettiamo che perda ancora un po' di vita. Eccola, usiamo adesso. Sì, la prima stella dovrebbe essere nostra, perché la regina stranamente ha trovato l'intelligenza, non si sa dove, sta puntando il municipio, l'ha distrutto. La seconda stella, no, impossibile, perché adesso manca solo la regina, quindi terminiamo la battaglia e torniamo a casa. Buon numero di risorse, 11 trofei, una stella, buon bonus, quindi mi posso ritenere abbastanza soddisfatto. Abbiamo guadagnato anche una stella e siamo addirittura Master 2. Bene, per questo video era tutto, vi ringrazio per averlo visto, supportate questa serie con tanti like e lasciate un commento se avete dei consigli, delle idee, come avete fatto anche nello scorso video. A me non resta altro che salutarvi, vi ringrazio ancora e bella ragazzi!